Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. A questo punto andremo a preparare il carter per il materiale d'apporto ed utilizzeremo un bellissimo esemplare di stucco Riparo Io che ci dà tanta fiducia solo nel nome e vedremo insieme come andarlo a utilizzare. Per l'appunto troverete il link in descrizione. Per le filettature sono riuscito a escogitare questo sistema. Ho fatto un foro spostato nella posizione più comoda all'elaborazione che stiamo eseguendo e andremo a inserire questa filettatura che sarà immersa nello stucco epossidico Riparo Io. Quindi, prima di tutto dobbiamo andare a liberare lo spazio per inserire questa. Con questo. Creato lo spazio per la filettatura, vediamo come ci sta. Quindi mettiamo il perno, andiamo a inserire la filettatura e la stringiamo. Ora il tutto verrà inglobato nello stucco epossidico Riparo Io. Quindi vi faccio saltare la parte di preparazione di tutto il carter e ci vediamo direttamente dopo per applicare lo stucco insieme. Much later. Una volta reso brutto per bene il nostro carter e sbattuto con tutto quello che non ci serve, possiamo vedere la superficie preparata e pronta. Una volta pulita con il diluente nitro, a ricevere lo stucco epossidico ed essere ben riempita e soprattutto ben pressata. Andiamo dall'altra parte. Ricominciamo. Much, much later. Ebbene ragazzi, vi faccio vedere il lavoro di preparazione delle superfici che sono state pulite e rese scabrose tramite l'utilizzo di un Dremel. Siamo pronti ad apportare il materiale che in questo caso sarà stucco epossidico della Riparo Io che troverete il link in descrizione. Iniziamo con l'installare la basetta con gli appositi bulloni nelle due filettature originali. Ora installiamo il bullone nella nuova filettatura che abbiamo realizzato nel carter, lato trasmissione. E per ultimo inseriamo il bullone che terrà la filettatura che verrà immersa nello stucco. È possibile. Ho saldato un dado per aumentare la superficie di sforzo e migliorare l'ancoraggio della filettatura stessa. Rimuoviamo temporaneamente la filettatura e iniziamo la preparazione dello stucco. Possiamo vedere che è uno stucco
che ha delle proporzioni uguali, 50-50 interno, esterno, catalizzatore e stucco stesso. Andiamo a prendere la sua cartella che ci aiuta nell'andarlo a lavorare meglio e lo andiamo a sezionare in varie parti, perché consiglio di andarlo miscelando gradualmente in modo che ci dà la possibilità di essere lavorato senza diventare duro nell'immediato e quindi catalizzare. Rimosse tutte le pellicole dallo stucco, queste le buttiamo e siamo pronti a miscelarlo. E iniziamo a massaggiarlo come se fosse un chewing gum. Gradualmente l'impasto diventerà sempre più omogeneo e muterà il proprio colore, indicandone qual è il momento perfetto per andarlo ad applicare dove si desidera. Vi ricordo che questo tipo di stucco lo potete trovare in tutte le ferramenta fornite e comunque troverete il link in descrizione. È buona cosa acquistarlo in una ferramenta che abbia un generoso smercio, perché comunque essendo prodotti chimici sono soggetti ad invecchiare, quindi acquistare sempre merce fresca per avere un buon lavoro. A questo punto siamo pronti per pigiarlo e lo andremo a posizionare un po' sotto la filettatura. In questo modo si riuscirà a creare già un piccolo cuscino dove poter andare a pressare ulteriormente lo stucco sulla filettatura. Ci si aiuta, un po' di pazienza, si imprime per bene. E si avvita portandolo in battuta. E si va a premere lo stucco in tutte le cavità, facendo attenzione che penetri per bene. E vada a infilarsi per bene ovunque. Si reinizia ad impastare velocemente. Quando è pronto anche questo, si va ad impastare e a spingere dove ci interessa, possibilmente aiutandoci anche con un punteruolo in modo che vada proprio a riempire ogni fessura. In questo modo si va a incastrare in maniera permanente in tutti quei piccoli intagli e abrasioni che abbiamo realizzato. Non perdiamo tempo, non ci fermiamo e continuiamo ad impastare, che comunque ci mette 15-20 minuti a catalizzare completamente. Però è buona norma fare tutto insieme. Certo che impastare una grande quantità di stucco non è semplice, per questo consiglio di sezionarlo e impastarlo gradualmente, piano piano, quando serve, avendo anche la possibilità di soffermarsi un po' di più su quel punto e ottenere sicuramente un lavoro più rifinito e dettagliato. Anche questo è pronto e lo andiamo a reinserire e lo andiamo a spalmare per bene.
Continuiamo a massaggiare l'impasto con un tondino abbastanza spesso, assicurandoci che abbia una buona adesione. Per ultimo andiamo a pressare sul bullone, così si taglia quella parte di impasto che ci farà uscire il bullone, perché ricordiamoci che c'è un bullone lì sotto. Quindi si fa questo svaso. Ora si lascia riposare un 20 minuti e mentre lui riposa e catalizza a dovere, passiamo avanti e prendiamo un secondo tubetto di riparo io. È molto bello. Girato il carter, è provveduto a eliminare in precedenza l'anello per la ruota libera dell'avviamento, l'alberino per l'ingranaggio e l'avviamento, facilitando di molto le operazioni di pulizia e preparazione della superficie. A questo punto riprepariamoci con il nostro stucco epossidico nuovo. Questa volta andremo ad asportare per intero tutto il rivestimento. E lo mettiamo da parte. Questi li mettiamo da parte, che se avanza lo possiamo risigillare. Sempre lo andremo a tagliare a fette, proporzionandocelo per bene. In questo caso non andremo a mettere una filettatura perché siamo riusciti a trovare questo bel blocco di alluminio e riuscire a filettarci sopra l'alluminio. E si ricomincia. Assaggiamo. Massaggiato per un po', lo si lascia riposare e catalizzare in santa pace. Quindi, mentre ancora tutto è nel vivo della situazione, lo giriamo e andiamo ad allentare il giusto e liberare questo dado, questo bullone. In questo modo lui già è duro, si riesce a liberare agevolmente il bullone senza avere problemi in un secondo momento. Ok, siamo a buon punto. Ci vuole da fare questa parte di qua e quindi l'ennesimo tubetto di riparo io ci viene in soccorso. Riparo io. Prepariamoci. Messo il carter a favore, ricominciamo ad impastare e preparare lo stucco da mettere sul carter. In questo caso servirà semplicemente per aumentare la superficie di appoggio per la futura guarnizione che andremo a ritagliare. Poi vi faccio vedere come si ritaglia una guarnizione a misura. E quindi ci servirà non tanto come parte portante, ma semplicemente come riempimento per supporto alla guarnizione ed evitare futuri sfiati. Alla fine, quando il tutto sarà asciugato e lavorato, darà l'impressione di un prodotto originale. Cosa ne pensate di questa tecnica, sia per le filettature che per l'utilizzo di questa tipologia di stucco? Vi piace? Scrivetelo nei commenti. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. E poi lo mettiamo fuori ad asciugare sotto una bellissima giornata di sole.
Ciao ragazzi, e al prossimo video!